Ciao, penso che per capire testo oggi dobbiamo vedere questo in contesto della tutta Bibbia, del Vecchio Testamento e Nuovo Testamento, perché parla di una possibilità, non solo di divieto, possibilità di esprimere nella nostra vita davvero un legame così forte e così incredibile che non è fatto solo della natura, ma della scelta dell'uomo, della donna, è una partecipanza del Dio in questo legame. Perché parlo della grande possibilità? Perché quando guardiamo e leggiamo il Vecchio Testamento, spesso vediamo il paragone dell'amore di Dio all'amore dei genitori. Molto spesso Dio è rappresentato come padre, ma anche in alcuni testi profetici come la madre. Quindi amore della madre per il bimbo che mai abbandona il proprio bimbo. Ma c'è amore ancora più grande in Cantico dei Cantici, che rappresenta una visione dell'amore fra Dio e la persona. L'amore è paragonato all'amore dell'uomo e donna. E Dio vuole noi invitare a conoscere questo tipo di legame. Ma questo tipo di legame, se è considerato ancora più forte di questo fra genitori e bimbo, non può essere più debole, non può essere qualcosa separabile nel merito. È qualcosa per il quale siamo invitati di essere e vivere come fosse proprio per sempre. Quindi è na in natura di questo legame, questa cosa, ma naturalmente la nostra pratica può essere diversa. Ma penso che questo testo vuole noi solo spiegare e dire questa possibilità di guardare su questo legame come sul qualcosa che noi rappresenta una possibilità di esprimere ancora più forte legame con Dio. Grazie.